Allora Nicola, parto con una domanda un po' drastica. Sì. Ricominciata la stagione di DJ Chiama Italia, hai mai pensato di mollare Linus e mollare il programma? No, questo ti vedo disinformato, perché piuttosto mi taglio un altro mignolo, questo non può accadere. Di sicuro però tutti noi, sia io che Linus, pensiamo, spero di interpretare anche il suo pensiero, credo, che ogni anno sia l'ultimo, quello sì. Ma non so perché, però forse ci tiene sempre un po' vivi, ecco questo. Però la separazione delle carriere è un'eventualità che non vedo possibile, insomma. Poi nella vita mai dire mai, però non lo credo. Soprattutto non sarò io il primo a mollare, per una questione proprio di sfida, ecco. Il programma è cambiato con la pandemia. Con la pandemia, il programma è cambiato con la pandemia, il programma è cambiato secondo me proprio in generale, perché è un programma che ha un racconto, non so come si dice, se orizzontale o verticale, credo orizzontale, insomma un racconto che va avanti da decenni, è tipo Beautiful, una soap che si autoalimenta con le nostre vite, vere, non vere, un racconto abbastanza verosimile, diciamo, delle nostre vite anche, e della vita di tutti poi. Quindi, siccome la vita di tutti ha riguardato negli ultimi 2 anni un dramma, sì, certo, è cambiato. Tu che la radio la fai in FM da tanti anni, ti sei fatto un'idea del possibile switch off in favore dell'audio digitale? Se ne discuterà tra pochi giorni al MISE con i rappresentanti delle radio, appunto, per spegnere lo apprendo in questo momento da te, e come vedi sono molto ne abbiamo parlato anche con Linus, informato, sicuramente ne saprà più di me. Io penso in generale del prodotto radio, più che altro riferito al podcast e riferito alla fruizione della radio in automobile, io vedo ancora un vantaggio della radio nei confronti del podcast, perché chi vive il presente ha voglia di sentire qualcuno che sia seduto in macchina con lui in quel momento, e il podcast non è tanto seduto con te in quel momento, il podcast è come un libro. Invece la radio ha una contemporaneità che rimane interessante, imbattibile, soprattutto su alcuni show naturalmente tipo il nostro. Secondo te quale importanza, quale ruolo hanno le radio locali nel 2021? Beh, sarebbe bello che la radio locale fosse come negli Stati Uniti, cioè la realtà più importante. Io sono di fatto cresciuto con le radio locali milanesi, che poi sono diventati dei grandi network. Mi tolgo la giacca già, prego, con voi. Prego. Però voglio dire grazie mille, grazie. Sono molto VIP e ho una persona che mi prende la giacca. E sono importantissimi, perché vi dirò, cari amici di radiospeaker.it, il mio sogno è sempre stato quello di trasmettere in una radio locale milanese, di Milano, dalla cima di un grattacielo, guardare la città e parlare alla città con riferimenti alla città. Cioè quello è, diciamo, la morte sua, il massimo per un disc jockey. Non è possibile farlo per questioni di budget, insomma, per me non è più possibile. Non torneresti però a una radio locale? Mi piacerebbe tantissimo, in una specie di utopia irrealizzabile, certo che mi piace. Io sono nato in una radio locale, io la mia vita, io ancora me la sogno Radio San Donato, no? Che era dentro una macelleria, cioè è stata la mia più grande, bruciante passione, più del calcio, più anche delle ragazze. Secondo te ci potranno essere dei conduttori come ai tempi d'oro, diciamo, della radio, sì, come voi, come io Linus? Io credo di sì, io credo di sì. Io disprezzo quelli che dicono che era meglio prima. Io sono un passatista nostalgico, ma credo fermamente che sia sempre meglio ora. Sempre meglio ora. Ci saranno nuove generazioni, nuove cose, nuovi linguaggi che prenderanno piede. Noi faremo, abbiamo fatto molto per questioni anagrafiche, ma c'è qualcun altro pronto. C'è una canzone dei Take That, mi viene in mente, Never Forget si chiama, e dice: un giorno, parla diciamo ipoteticamente alle nuove boy band, e dice: un giorno questo sarà il sogno di qualcun altro, e il nostro sogno sarà il sogno di qualcun altro. Viva, bene.
Quindi queste nuove generazioni che caratteristiche devono avere per... Guarda, te le faccio vedere subito, devono essere così praticamente. E queste sono le nuove generazioni sulle quali mi affido. Quanti anni hai tu? 21. 21 anni, sei uno spettacolo. Grazie. Ecco, questo è quello che succederà, perché finché ci sono persone, per fortuna, che a 21 anni vogliono fare il lavoro che gli italiani non vogliono più fare, cioè il disc jockey, dai, c'è una speranza. Grazie mille, Prego. Davvero.